benvenuti ad una nuova puntata di Connette dell'Ambiente. Oggi ci troviamo qui a Villa Franca, dove è stata modificata la soia a valle del ponte provinciale 139 a Vigone, per permettere ai pesci la risalita sul torrente Pellice. Siamo qui con il presidente del Consiglio dei Valli dei Pescatori, che si occupa anche del fiume Po e del Basso Pellice. Buongiorno, signor Oreste Cocco. Volevo chiederle che cos'è e a cosa serve la scala di risalita dei pesci. Allora, la scala di risalita dei pesci serve per facilitare lo spostamento della fauna ittica nel periodo in cui cerca i posti dove riprodursi. Di fronte a degli sbarramenti troppo alti, ovviamente il pesce non potrebbe passare. La scala di risalita serve per superare quegli sbalzi di livello che ci sono sul terreno e quindi permettere ai pesci di arrivare più facilmente nei posti di riproduzione. E quali pesci abitano in questo torrente? Sono presenti, e sono i pesci sui quali lavorano i consigli di valle, la trota marmorata, che è una specie endemica della pianura padana, e il temolo adriatico, che è un'altra specie sempre tipica della zona, specie fortemente a rischio di estinzione. Come mai l'acqua è così bassa? Questo è un fenomeno purtroppo che riguarda tutti i corsi d'acqua del Piemonte occidentale e non solo. C'è poca pioggia, c'è stata poca neve, di conseguenza il livello dell'acqua è molto basso. Questo è forse il problema più importante che hanno i pesci. Quindi c'è sì la scala di risalita, ma se mancherà l'acqua, le scale di risalita serviranno a posto. Quindi c'è da sperare che ci sia attenzione a come conservare e mantenere l'acqua disponibile. Va bene, allora la ringrazio per la sua disponibilità e la sua chiarezza. Piacere. Arrivederci. Auguri. Grazie. Grazie per averci seguito e rimanete connessi per una nuova puntata di Connettere l'Ambiente. Dove sta modificata la soia, non la ricordo, un attimo. Questo è importante. Se no uno dice che cosa è un consiglio di valle.